Allora, buongiorno a tutte e a tutti. È sembrato opportuno al Consiglio direttivo della SIDI, in un momento in cui sono in discussione la strutturazione dei corsi universitari, aprire un dibattito all'interno della nostra società sul ruolo delle materie che si riportano al diritto internazionale, al diritto dell'Unione Europea, che sono oggetto della nostra attività, dell'attività della SIDI. L'importanza, ovviamente, di queste materie nella formazione universitaria e post-universitaria non ho bisogno di sottolinearle in modo particolare in questa sede, ovviamente. È chiaro che c'è un'importanza sempre maggiore di queste materie in un mondo divenuto globale e sempre più interdipendente, un'interdipendenza che è accentuata dal ruolo del digitale, che allontana le persone dal punto di vista fisico, ma in realtà poi le mette in contatto molto strettamente dal punto di vista punto di vista meccanico, semplicemente come siamo e appunto anche in questa occasione, ed è un ruolo che la pandemia che ci ha colpito inevitabilmente aumenta il ruolo del digitale, questo l'abbiamo constatato tutti. Ecco. Ma è importante vedere il ruolo, anche se in parte poi i dibattiti che si svolgono in sede nazionale sono quelli tradizionali. Delle materie antiche, delle materie nuove, insomma, in parte il dibattito si svolge anche su questa base. Comunque, si tratta di un primo incontro, ovviamente, su questa tematica, che sarà probabilmente seguito da altri nel futuro. Un incontro che può essere in parte di carattere informativo, specialmente dei colleghi del direttivo che si sono occupati maggiormente dei contatti in sede nazionale su questo tema e di discussione aperta poi fra i membri i soci della SIDI. Ecco, qualsiasi dibattito, qualsiasi intervento è ovviamente utile a questo riguardo. Vorrei dire anche per chiudere che significativamente questo dibattito si colloca oggi alla vigilia dell'Assemblea Generale della SIDI, nella quale dovranno essere rinnovato anche il Consiglio direttivo, per cui è importante le idee che possono nascere in questo dibattito per l'azione che poi il futuro direttivo della SIDI nel prossimo triennio dovrà essere nazionale soprattutto per il ruolo delle no compito in corso di Also, c'è un problema di audio. proficuo problema di audio, non mi sentite? Ora meglio, sì, grazie. Mi resta, dicevo, che augurare a tutte e a tutti un lavoro proficuo questa mattina e di dare la parola al collega Edoardo Greppi che presiederà questa riunione. Quindi, Edoardo, ti do direttamente la parola. Grazie, grazie Presidente, grazie Fausto. Ringrazio Pasquale De Sena e il Consiglio direttivo della SIDI che mi ha così gentilmente invitato a svolgere questo ruolo di coordinamento di una riflessione o di una discussione su questi temi. Come ho detto a Pasquale quando mi ha gentilmente telefonato, io ho un po' di anni che non mi occupo direttamente con una visione generale di questo tema, cioè del ruolo del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea nella formazione universitaria e post-universitaria. Me ne ero occupato quando ero segretario generale della SIDI, me ne ero occupato 20 anni fa quando ero vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino in un passaggio molto delicato
che era quello del passaggio, del transitare dal vecchio ordinamento al 3 più 2, cosiddetto, e poi con la relativa successiva marcia indietro e il ciclo unico. Con il mio preside di allora, storico del diritto, avevamo lavorato molto su queste complicate tabelle, rifacendole decine e decine di volte, e tutte le volte ovviamente eravamo investiti dalla pesantezza del problema di cercare di fare affermare un ruolo significativo dei nostri insegnamenti a fronte, per esempio, di una potenza di fuoco straordinaria sviluppata da storici e filosofi e romanisti, ecco, pertanto per non fare nomi né cognomi. Quando sono entrato io come giovane ricercatore nel 1983 a giurisprudenza a Torino, il diritto internazionale era disciplina non obbligatoria, c'erano 26 insegnamenti, 14 dei quali obbligatori e 12 liberi, e tra questi 14 obbligatori non c'era il cosiddetto diritto internazionale pubblico, la denominazione era ancora quella, il privato non esisteva se non tra le materie a scelta, e poi ci fu un transito faticoso verso l'inserimento invece del diritto internazionale come disciplina obbligatoria. Addirittura il collega storico che esaminava i piani di studio, a un certo punto con una strana acrobazia argomentativa, ammetteva certi passaggi di corso, il riferimento era sempre a diritto positivo, ammetteva diritto internazionale perché a parer suo era diritto positivo, mentre chi portava diritto delle comunità europee era ritenuto non inseribile in quanto non diritto positivo. Ecco, l'insieme mi sembrava un po' dal punto di vista argomentativo alquanto acrobatico, ma per dirvi che succedeva anche quello. Per non dire poi che a giurisprudenza, all'Università di Torino, uno dei più grandi atenei italiani, il diritto comunitario non era pervenuto. L'ho inserito io, giovane ricercatore, con l'aiuto straordinario di uno dei nostri maestri, Gastone Cottino, che mi ha dato carta bianca e mi ha detto fai tu e ti aiuto, e mi candidai per un cours permanent Jean Monnet, opera di quella straordinaria persona che fu Madame Jacqueline Lastenouze alla Commissione europea, e quindi per 9 anni giurisprudenza ebbe un corso di diritto della comunità europea, come lo chiamammo allora, e che fu poi confermato e diede poi luogo, fu diciamo, l'apripista per l'inserimento del diritto comunitario e diritto dell'Unione Europea successivamente nei corsi della facoltà. Ultima battuta la farei prima di dare la parola ai colleghi che si succederanno negli interventi. In questa fase viviamo un momento particolarmente significativo dell'insegnamento del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea, per esempio negli istituti di formazione militare. A Torino abbiamo la scuola universitaria interdipartimentale che coinvolge 9 dipartimenti di scienze strategiche e abbiamo alzato notevolmente il profilo degli insegnamenti internazionalistici. E non è banale, non è stata un'operazione banale perché i miei maestri, il professor Cansacchi, il professor Marazzi, che per tanti anni hanno insegnato alla scuola di applicazione, insegnavano istituzioni di diritto pubblico, e nella cornice del diritto pubblico inserivano anche l'insegnamento del diritto internazionale e ovviamente qualche piccolo cenno al diritto comunitario, che era un po' il clandestino a bordo. Bene, adesso stiamo crescendo in questo profilo e anche stiamo impostando il prossimo triennio dei corsi dei master, quindi parliamo anche di formazione post-universitaria al CASD, al Centro Alti Studi per la Difesa a Roma, e abbiamo sviluppato un range di materie nei quali, per esempio, uno dei nostri relatori stamattina, Andrea Spagnolo, è anche coinvolto. Chiudo con una battuta. 40 anni fa esatti, sono andato a rivedermi, era il 5 giugno del 1981. Abbiamo organizzato una giornata di studi in onore del nostro maestro, il professor Giorgio Cansacchi, invitando come relatori Riccardo Monaco, Benedetto Conforti e Georges Abi Saab.
Mi ricordo come fosse oggi, eravamo sotto i portici di Piazza San Carlo a Torino e il professor Monaco mi raccontava un po' gli esordi della sua carriera e mi disse che quando divenne assistente alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, lo chiamò l'allora preside e gli disse: Dottore, mi dicono che lei è molto bravo, allora perché vuole dedicarsi al diritto internazionale che non è diritto? Credo che in questi 40 anni un po' di strada l'abbiamo, in questi anzi 70-80 anni rispetto a quegli eventi, a quel passaggio, diciamo, di Riccardo Monaco, beh, insomma, un po' di strada l'abbiamo fatta e spero che ne faremo ancora molta. Pasquale, seguiamo l'ordine che è indicato nel programma per gli interventi? Sì, perché ha una sua Ha una logica. sua logica, perfetto. Ti Grazie. ringrazio. Grazie. Allora io darei la parola alla collega Angela Di Stasi, professore ordinario di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea dell'Università di Salerno e che è membro del Consiglio direttivo della SIDI e che so che in questi ultimi anni si è occupata molto delle questioni relative al ruolo e alla posizione degli insegnamenti internazionalistici nella formazione universitaria in Italia. Angela, a te la parola. Mi raccomando, mi diceva Pasquale, cerchiamo di contenere gli interventi in modo da permettere poi anche ulteriori contributi. Angelo D'Avia ha già preannunciato un suo intervento, ecco, se riusciamo a lasciare spazio anche a chi vuole intervenire, facciamo un'operazione buona. Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente Greppi per la parola e anche per le tue riflessioni introduttive che inquadrano il tema di cui ci occupiamo oggi anche in una prospettiva direi diacronica e che assieme alla introduzione tenuta dal Presidente Pogar già ci hanno traghettato in medias res. Consentitemi solo di dire che ho piacere di poter incontrare e salutare, ancorché mediante una piattaforma digitale, i soci della SIDI che si sono collegati, con l'auspicio che da ora in poi, e a partire dal convegno annuale di Lecce, gli incontri in presenza, le occasioni di, come dire, di confronto de visu possono rappresentare la normalità. È un augurio che faccio a me e a tutti voi. Allora, lo ha ricordato benissimo il presidente Pocar, come consiglio direttivo della SIDI abbiamo ritenuto che potesse essere utile e in certo modo direi anche doveroso un coinvolgimento della nostra società scientifica in una riflessione sul ruolo delle discipline internazionalistiche, ovviamente nella dimensione pubblica e privata ed europee nella formazione universitaria e post-universitaria. Una riflessione che, come è ovvio, presenta una valenza che prima di tutto culturale. Una riflessione i cui risultati, mi auguro, possano accompagnare e anche direi orientare nella diversità dei contesti di riferimento le scelte che dovranno essere adottate nell'ambito delle riforme in fieri dell'ordinamento didattico, tanto del corso di laurea in giurisprudenza che del corso di laurea in scienze politiche. Dunque, io credo che non sfugga a nessuno di noi che il riordinamento dei percorsi formativi dei due corsi di laurea, con l'aggiunta della rivisitazione dell'offerta formativa della laurea triennale, al di là del solo apparente carattere tecnico dello stesso, implichi per così dire la definizione di alcune opzioni di tipo culturale da parte di quei soggetti che esercitano, o direi a vario titolo, rivendicano degli spazi operativi in tali processi. La CASAG, la Conferenza delle Associazioni di Area Giuridica, la Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza, la Conferenza Italiana di Scienze Politiche, singole società scientifiche, singoli docenti, autrici o autori di proposte o bozze di riforma. Allora,
revisione degli obiettivi formativi qualificanti il corso di laurea, riduzione degli ambiti disciplinari e possibile accorpamento degli stessi, rivisitazione del numero dei crediti assegnati alle varie discipline e riconsiderazione in termini di crediti di settori disciplinari, Greppi per non fare nome li ha fatti, settori di disciplinari di carattere direi prettamente di respiro culturale attualmente sovradimensionati, storia e filosofia del diritto, inserimento nell'offerta formativa di alcuni cosiddetti nuovi saperi, sintesi equilibrata tra esigenze di formazione teorica e volè pratici, ripensamento delle metodologie da utilizzare per valutare gli studenti e dulcis in fundo continuum tra la formazione di primo livello e il post laurea. Sfide complesse sottese alla ristrutturazione dell'attuale corso di laurea in giurisprudenza. Dopo di me Sara Tonolo ci parlerà delle prospettive che riguardano il corso di laurea in scienze politiche. Sfide complesse che impongono una riflessione, direi di carattere generale, sul tipo di giurista che si intende formare, sulla funzione del giurista nella società contemporanea, sulla metodologia e sulle prospettive della scienza giuridica stessa e dal nostro specifico angolo visuale, direi una messa a fuoco dello spazio crescente che non può essere attribuito alle discipline internazionalistiche ed europee nell'ambito degli studi giuridici. Ovviamente occorre nell'affrontare tali nodi rispondere ai bisogni parzialmente rinnovati di un mercato del lavoro che è cambiato, con in sostanza la contrazione degli sbocchi lavorativi nella pubblica amministrazione, la parziale saturazione del mercato classico delle tradizioni forense e viceversa, contrassegnato dall'emersione di nuovi sbocchi occupazionali che postulano eventualmente l'acquisizione di nuovi saperi. E allora, in questo articolato contesto, nel quadro direi di un incedere riformatore che annovera molti stop e pochi go, ferma restando l'attenzione dell'attuale consiglio direttivo SIDI e la partecipazione di alcuni componenti dello stesso, nel gruppo 2, Pasquale De Sena nelle riunioni plenarie della CASAG, questo è il motivo per cui abbiamo sentito il bisogno di un momento di confronto con l'intera società scientifica. Purtroppo forse l'orario di prima mattina ha penalizzato e comunque il periodo molto intenso per tutti, una partecipazione più corale. Una società che direi nella sua piena maturità è portatrice di un patrimonio di competenze, di esperienze anche diversificate con riferimento alla didattica impartita in sedi italiane e sedi straniere e con riferimento in sostanza ai diversi volè culturali della questione. Un'iniziativa che potremmo considerare una sorta di apripista rispetto ad una riflessione che dovrebbe, secondo me, riguardare tutti i settori scientifico-disciplinari. E allora, nella consapevolezza di parlarvi di processi in fieri che come tali risultano intrinsecamente caduchi, io mi permetto di sintetizzarvi, e questo è il senso di questo primo intervento, in ragione dell'esperienza svolta sul campo in questi mesi, gli ultimi sviluppi che si sono verificati con riferimento alla riforma del corso di laurea in giurisprudenza. Come tutti sapete, nel più ampio tema della Legal Education Reform costituisce vetero questio la ricerca di un modello di ordinamento didattico il quale sia in grado di migliorare le, direi, rilevanti aporie di una offerta formativa che per quanto risalga
poco più di 15 anni fa, non ce lo dimentichiamo, la tabella LMG01 e 2005 sembra non riuscire a soddisfare in maniera adeguata i bisogni di formazione dei nostri giovani studenti, come prova peraltro il tendenziale generale crollo degli iscritti registrato negli ultimi anni. E allora questa che è una vetero questio, nell'ultimo segmento temporale, in questi ultimi mesi, è diventata forse una nuova questio. E lo è diventata a partire da una proposta di riforma profilata dalla conferenza dei direttori di giurisprudenza e in estrema sintesi fondata su due linee portanti. Riduzione del numero dei crediti in senso lineare per tutti i settori scientifico-disciplinari e conseguenziale aumento del numero dei crediti riservato all'autonomia dei singoli atenei. Una proposta, come è sotto gli occhi di tutti, orientata al soddisfacimento di un obiettivo minimo, esplicitamente qualificata dalla stessa conferenza dei direttori come non radicalmente modificativa del quadro esistente. E dunque, a mio avviso, ma insomma ad avviso di molti, una proposta fortemente discutibile in quanto fondata su una mancata scelta di carattere culturale. La già menzionata opzione per il ricorso a tagli lineari in luogo di tagli selettivi, che ovviamente per tutti i settori, che è ovviamente una non scelta, la mancata rivisitazione degli obiettivi formativi, la mancata considerazione di possibili spazi per i cosiddetti nuovi saperi. Al tempo stesso, diciamo alle critiche di carattere generale, una proposta che si atteggia con riferimento alle discipline internazionalistiche ed europee, vistosamente penalizzante. Ora, non occorre indugiare sul fatto che la riduzione dei crediti formativi dagli attuali 9 crediti per diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, ai 7 contenuti nella proposta, avrebbe significato la compromissione della possibilità di assicurare, direi, contenuti minimi, e insisto sul minimi, adeguati sia per l'insegnamento di diritto internazionale che per quello di diritto dell'Unione Europea. Altro discorso sarebbe poi recuperare spazi per una disciplina, allineandoci anche a scelte compiute da altri ordinamenti, come il diritto internazionale privato, prevalentemente erogato a titolo di insegnamento ancora opzionale. Bene, questa proposta, nella sua inaccettabilità, ha avuto, se così si può dire, il merito di far recuperare il ruolo propulsivo alla casa e ha portato ad una articolata presa di posizione da parte della SIDI, di cui naturalmente vi abbiamo informato attraverso la newsletter. E dunque, sotto la presidenza CASAG di Beniamino Caravita, è iniziata una fase piuttosto concitata di studio, momenti di riunione plenaria che hanno anticipato e seguito i lavori realizzati all'interno di gruppi di lavoro, il gruppo 1, cosiddetti saperi essenziali, il gruppo 2 sui cosiddetti nuovi saperi, il gruppo 3, come dire, residuale, dedicato alla riforma della triennale del corso di laurea in scienze politiche. Le discipline internazionalistiche ed europee sono state collocate all'interno del gruppo 2. Ai lavori abbiamo partecipato io in rappresentanza della SIDI, la collega De Pasquale in rappresentanza di AIS2. Sorvolo naturalmente sulla questione relativa alla ratio di tale collocazione per lo Ius 13 e lo Ius 14 e cerco di sintetizzare veramente gli ultimissimi sviluppi. Dunque, la riflessione condotta nei vari gruppi di lavoro, esitata nell'approvazione, direi recentissima, da parte dell'Assemblea plenaria della CASAG, di una posizione piuttosto generale che individua alcuni punti salienti. Primo, anticipazione della questione della definizione dei crediti a quella della revisione degli obiettivi formativi.
Secondo, individuazione direi di una cosiddetta forchetta da 100 a 120 crediti da riservare ai crediti liberi affidati alle determinazioni dei singoli corsi di laurea. Terzo, scelta di procedere, per fortuna almeno questo, a tagli proporzionali in luogo dei deprecabili tagli lineari. Vi è da dire che tale posizione è stata trasmessa al CUN unitamente all'invito ad attendere la nomina dei rappresentanti di area giuridica, probabilmente pensata per settembre, prima di porre mano alla riforma. Nelle more, un gruppo di lavoro coordinato da Tarchi ha elaborato una proposta di riforma della laurea triennale. Vi è da dire che poi, a margine dell'attività della Casa, continua ad operare su tavoli paralleli la conferenza dei direttori di giurisprudenza e, diciamo, un coordinamento delle associazioni dei civilisti. Ebbene, in questo squadro composito in cui si interfacciano una pluralità di soggetti e di attori non sempre coordinati e sovente portatori, direi, di sensibilità culturali e professionali molto differenziate, diciamo, ricordando quello che diceva il professor Greppi, alla ricerca del carattere di diritto positivo delle nostre discipline, come quale ruolo reale che è possibile recuperare alle discipline internazionalistiche ed europee? Qui, diciamo, smetto di darvi conto in maniera così dire un po' noiosa di quanto è accaduto e vi sottopongo qualche brevissima riflessione, rimanendo ovviamente nei tempi che mi sono assegnati. Allora, se il compito del giurista che noi formiamo nelle nostre università è anche quello di indirizzare, direi di guidare gli sviluppi futuri della scienza giuridica, il percorso di studi in giurisprudenza che dovremmo contribuire a ridisegnare, a mio avviso, come società di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea, dovrebbe essere dotato della capacità di far uscire dall'isolamento gli studi giuridici, poiché una cultura giuridica rinchiusa in se stessa non costituisce uno strumento sufficiente per lo sviluppo e il governo di un sistema globalizzato del sapere giuridico. Ovviamente, di fronte a un consesso di specialisti e di cultori del diritto internazionale pubblico e privato e del diritto dell'Unione Europea, non mi permetto di indugiare sul fatto che nella misura in cui lo Stato ha smesso da tempo di essere l'unico centro di produzione delle norme, al giurista del terzo millennio è richiesto, al fine di governare un ordine giuridico articolato su più livelli, di saper padroneggiare compiutamente una pluralità di fonti del diritto, come pure sarebbe superfluo diffondervi con voi sulle conseguenze per l'operatore del diritto contemporaneo degli effetti del cosiddetto dialogo tra corti nazionali e internazionali. Scusami, Angela, bisognerebbe però che contenessimo un po' gli interventi, se no non riusciamo a fare parlare tutti. Vado a chiudere. Quindi, ciò premesso e tenuto conto che tutto questo è ben noto a tutti voi, io credo che il nuovo corso di laurea in giurisprudenza richieda uno sforzo di adeguamento a tali mutamenti, per così dire, di contesto, e quindi non comporti solo, questo è necessario ovviamente, l'accrescimento del numero e del peso delle materie che studiano fenomeni dotati di rilevanza trasfrontaliera, ma imponga una più generale apertura all'esperienza internazionale ed europea. E dunque, due solo punti minimi che sono un po' lasciati, trascurati nel dibattito riformatore. La ineludibile dimensione internazionale ed europea della formazione del giurista contemporaneo come direttrice dei processi riformatori in atto, che non si esaurisca alla formazione di primo livello, ma con noti anche i livelli successivi, il post laurea, eventualmente anche riprendendo una proposta già avanzata di articolazione del corso di laurea in indirizzi. Secondo, il rafforzamento della dimensione professionalizzante del corso di laurea e quindi la valorizzazione nella tabella formativa di quel complesso di
cliniche, laboratori già realizzati nelle prassi degli Atenei, perché la formazione del giurista deve mirare a far apprendere, ma penso che su questo siamo d'accordo tutti, non solo saperi disciplinari, ma anche il saper fare e il saper essere. Mi scuso se ho abusato, come dire, nella foga della cronaca anche di questo stop and go, della vostra pazienza, e lascio lo spazio ovviamente agli interventi successivi. Grazie, Presidente Greppi. Grazie Angela, grazie. Adesso prende la parola la collega Sara Tonolo, che è professore ordinario di diritto internazionale all'Università di Trieste, ma che è anche presidente della Conferenza Italiana di Scienze Politiche. Siamo entrati nel nostro argomento e lo allarghiamo, non dimentichiamo, e anche Sara credo che vi farà riferimento al fatto che parliamo estesamente delle materie internazionalistiche, il diritto internazionale privato, il diritto dell'Unione Europea. Mi permetto di dire quello che ho sempre sostenuto anche negli anni in cui sono stato segretario generale, anche nelle sedi come la Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica, la CASA, che è la SIDI e adesso anche la ISDUE, ecco, è la modalità della rappresentanza di tutto il sapere giuridico internazionalistico nella nozione più ampia e comprensiva. Abbiamo i settori scientifico-disciplinari che hanno burocratizzato questi saperi, lo Ius 13 e lo Ius 14, ma molti internazionalisti italiani sono internazionalisti, a mio modo di vedere, a tutto tondo. Insomma, io ricordo nella seconda metà degli anni 70 i miei maestri a Torino mi misero in mano il primo manuale che usciva di diritto delle comunità europee a firma dal professor Fausto Pocar, che fu il primo in assoluto ad aprire una strada che poi è stata feconda di studi e di approfondimenti. Ecco, direi quindi questa dimensione ampia e comprensiva che ci caratterizza, credo che debba essere un tono del nostro impegno. Bene, Sara, ti prego di prendere la parola. Ecco, raccomando a tutti davvero, se riusciamo a contenere gli interventi, riusciamo a dare spazio poi alla riflessione allargata ai partecipanti, siamo già più di 40 partecipanti. Grazie Presidente, grazie al Consiglio Direttivo della SIDI per questa interessante riflessione, per l'invito che mi ha proposto Pasquale De Sena e Fausto Pocar. Grazie anche per gli interventi che mi hanno preceduto, che hanno introdotto così bene l'argomento. Io volevo condividere con voi delle diapositive che sono il frutto del lavoro di questi anni, di questo anno alla Conferenza Italiana di Scienze Politiche, a proposito della manutenzione dei corsi di laurea. Come ha ricordato il Presidente Greppi e come mi ha suggerito Pasquale De Sena, io parlerò anche del ruolo del diritto internazionale privato nell'ambito della formazione universitaria. Potrebbe sembrare una contraddizione che il diritto internazionale privato si insegni anche a scienze politiche, ma spiegherò come non sarà così. Allora, a proposito, del progetto di revisione delle lauree in scienze politiche, che rientra nell'ambito, vede, il progetto di manutenzione dei corsi di laurea in scienze politiche riguarda 8 corsi di laurea, 3 lauree triennali e 5 lauree magistrali, che sono diversamente attive nei vari atenei. Le più frequenti sono la L36, quella delle relazioni internazionali, e la L16, scienze dell'amministrazione, per quanto riguarda le lauree triennali, e poi la 52, quella, per intenderci, che consente l'accesso al concorso per la carriera diplomatica. Nell'ambito del CUN, questa manutenzione era partita già nel 2020 e poi è stata bloccata per il Covid, ma è ripresa quest'anno, come tutti sappiamo. Il CUN ha incaricato per ogni gruppo di lauree di svolgere una relazione ad opera di un comitato. E naturalmente, mentre per giurisprudenza c'è solo il comitato dell'area 12, per le lauree di scienze politiche la situazione è più complessa perché sono lauree interdisciplinari. Quindi c'è il comitato dell'area 14, che è quella specifica di scienze politiche, ma alcune lauree sono ritenute di competenza di altri comitati, come poi vi dirò. Nell'ambito di questa consultazione, poi ci sono vari organismi
che vengono sentiti dal CUN, la consulta di Ara 14, la CISPOL, che è la conferenza dei direttori di scienze politiche, la SISP, la Società Italiana di Scienza Politica, e naturalmente queste sono molto attive nel svolgere la loro attività di così, consulenza al CUN. In queste diapositive, che poi se a qualcuno interessa posso trasmettere, vedete che non tutte le lauree di scienze politiche sono affidate al comitato di Area 14, o meglio, il CUN ha individuato il comitato referente, che è quello che deve presentare la proposta finale, e poi i comitati interessati, che vanno comunque sentiti. Molte delle nostre lauree sono oggetto, delle lauree di scienze politiche, sono oggetto anche di consulenza da parte dei comitati 13, che è quello di economia, 12, che è quello di giurisprudenza, 10, quello dell'area linguistica, mentre la laurea 37, la laurea di scienze della cooperazione, è oggetto di analisi da parte del comitato 13, quello di economia. Non si sa perché è stata fatta questa distribuzione. Stessa cosa per le lauree magistrali, che qui vedete sono quasi tutte oggetto di proposta da parte del comitato di area 14, tranne la LM63, che invece è oggetto del comitato 13, quello di economia. Poi comunque il comitato 14 è quello interessato, quindi dovrà essere comunque sentito. In questo passaggio di organismi, naturalmente, le valutazioni possono essere diverse, perché ovviamente, come ha ben detto Angela Di Stasi, diverse sono le valutazioni delle società scientifiche di settore, come la nostra o come quella di scienza politica, e diverse sono invece gli obiettivi della CASAG o della CISPOL, perché quelle associazioni che riuniscono i direttori, i presidi delle facoltà hanno, diciamo, una visione più complessiva, mentre le società di settore tendono ovviamente a proporre e a sostenere i propri settori. Tutto ciò detto, voglio rasserenare tutti i colleghi. Qui ci sono tutte le varie tabelle, ma non le esamineremo tutte nel dettaglio, poi se volete ve le trasmetto, che le nostre materie, diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea, godono buona stabilità in tutte le lauree di scienze politiche. Non ci sono stati pericoli, nel senso che si riconosce il ruolo fondamentale che le nostre materie hanno all'interno dei corsi di scienze politiche, sia nella L16, che è la laurea di scienze dell'amministrazione, dove, come vedete, abbiamo nelle attività caratterizzanti, le ho evidenziate qui in grassetto, sia il diritto internazionale sia il diritto dell'Unione Europea in base 6. In questo ambito giuridico l'unica novità, diciamo, che è stata proposta è filosofia del diritto, ma perché ci sono molti colleghi di questo settore a scienze politiche che molto spesso non hanno insegnamenti e non ci sono particolari novità. La L36, che è quella delle relazioni internazionali, ovviamente vede la presenza sicura delle nostre materie, che sono sempre anche qui caratterizzanti, quindi nel pacchetto giuridico sono presenti sia diritto internazionale sia diritto dell'Unione Europea. Questa laurea è stata oggetto di controversie tra i politologi, perché naturalmente, come per i giuristi, ci sono diverse aree che ambiscono a inserire maggior peso alle loro materie, quindi sono stati proposti degli inserimenti che vedete in giallo: storia delle dottrine politiche e sociologia generale, ma non ci interessano. La laurea 37 è invece quella delle scienze per la cooperazione. Anche qui le nostre materie hanno un ruolo, però nella proposta, e questa è l'unica laurea che al momento è oggetto di esame al comitato 13, peraltro, noi non abbiamo potuto, noi intendo come CISPO, non abbiamo potuto fare molto, anche perché la nostra proposta è stata rivista dagli economisti, che hanno ovviamente inserito materie tipo econometria, economia e estimo rurale, che poi sono state viste anche in sede CISPOL come troppo avanzate per una laurea triennale, ma naturalmente il CUN ha attribuito questa competenza al comitato 13, e quindi il problema è questo. La laurea 52, che è quella che consente l'accesso alla carriera diplomatica, vede anche delle modifiche di altri settori, non i nostri, che come vedete qui sono ben rappresentati sempre in base
6, quindi le nostre materie sono sempre caratterizzanti in questa laurea magistrale. Sono stati fatti degli inserimenti di lingue, ma non ci riguardano. Nella 62, che è la laurea di scienza politica, i dibattiti principali hanno riguardato l'area politologica, questo dibattito tra scienza politica e filosofia politica e tra gli insegnamenti delle storie di settore, che vedete evidenziate in giallo. Le nostre materie sono sempre presenti e qui non c'è stata nessuna modifica. Nella 63 invece, che è la laurea per magistrale per la scienza dell'amministrazione, sono stata, diciamo, a proporre l'inserimento del diritto internazionale, che non c'era. C'era il diritto dell'Unione Europea, ma non c'era il diritto internazionale. E questa sembrava, ma questa mia proposta è stata condivisa nella sede CISPO, non perché fossi io l'alfiere del diritto internazionale, ma perché gli obiettivi formativi che prevedono l'inserimento dei laureati nelle multinazionali e nelle aziende che hanno rapporti con l'estero, ovviamente non poteva non essere coerente con la previsione del diritto internazionale. Quindi qui c'è stata una proposta di inserimento, che però non è stata ancora discussa. E come ricorderete, la laurea magistrale 63 è di competenza del Comitato 13, quindi bisognerà vedere se gli economisti poi accetteranno la proposta della CISPOL, perché potrebbero anche dire non vogliamo il diritto internazionale. In tal caso, nelle materie caratterizzanti resterebbe solo il diritto dell'Unione Europea. L'81 è la materia e la laurea della cooperazione internazionale, quindi qui erano già presenti il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea e non ci sono, ed è di competenza del Comitato 14, quindi si può auspicare che rimangano così come sono previste. La 90, che è studi europei, anche qui vede la presenza di entrambe le nostre materie e non ci sono modifiche di rilievo. A che punto siamo? Le uniche lauree che sono sottoposte attualmente all'esame del comitato sono la laurea 37, la triennale, e la LM90, però non sappiamo ancora quali saranno gli esiti di questa elaborazione. Passo ora a fare delle considerazioni più complessive. Il diritto dell'Unione Europea e il diritto internazionale sono presenti nella triennale tra le materie di base per il diritto dell'Unione Europea, nelle magistrali sempre come materie caratterizzanti. La base è 6 crediti, che forse non sono molti, salvo alcune eccezioni a 9. Questo consente però di dare un insegnamento delle nostre materie, parlo per il diritto internazionale, che può essere o per il diritto internazionale pubblico prevalentemente o per il diritto internazionale privato, laddove sia prevista una duplicazione di crediti, perché 6 crediti sappiamo tutti che corrispondono circa a 40-48 ore di lezione e quindi non si prestano a coprire il programma dei nostri insegnamenti. Ma qual è il vantaggio, diciamo così, delle lauree di scienze politiche per le materie di internazionalistiche? Ovvero il vantaggio delle materie internazionalistiche insegnate nei corsi di scienze politiche, che sono adattabili perché, come sappiamo tutti, è inutile che lo spieghi a questo consesso, e come si è visto dalle tabelle, i corsi di scienze politiche sono interdisciplinari per vocazione. Ecco quindi che la presenza dello IUS 13 o dello IUS 14 consente di declinare il contenuto delle materie in base agli obiettivi formativi e così possiamo inserire diritto del commercio internazionale, diritto degli scambi internazionali, tutela internazionale dei diritti umani, diritto internazionale dell'ambiente, a seconda di quelli che sono gli obiettivi formativi del corso. Ecco che qui si ricollega il discorso al diritto internazionale privato. Questa flessibilità, interdisciplinarità delle lauree di scienze politiche consente anche di inserire il diritto internazionale privato. Forse perché ci sono andata io a scienze politiche, quindi si è trovata questa soluzione per farmi insegnare una cosa che sapevo? Non lo so, ci sono anche altre colleghe che insegnano a scienze politiche e sono specializzate in diritto internazionale privato, ma io vorrei che questo fosse un principio generale, cioè che proprio il fatto che i crediti dello IUS 13 devono essere declinati nelle lauree di scienze politiche
per gli obiettivi formativi, si prestasse come principio generale a includere anche il diritto internazionale privato. Dove è presente? Ho fatto un'indagine per voi, ma sarò molto rapida. Allora, sicuramente il diritto internazionale privato si insegna nella magistrale delle relazioni internazionali, nella 52, perché questa laurea dà l'accesso al concorso per la carriera diplomatica, dove il diritto internazionale privato è oggetto di esame orale. Quindi comunque gli studenti acquisiscono una formazione di base nella loro laurea magistrale che poi potranno utilizzare in sede di concorso. Sarebbe utile anche in altre lauree, come abbiamo visto prima, ad esempio nella 63, le scienze dell'amministrazione, perché gli obiettivi formativi di questa laurea magistrale spesso prevedono l'ingresso nelle multinazionali, nel settore del commercio internazionale, quindi sicuramente il diritto internazionale privato ben si presterebbe a essere insegnato in questo corso di laurea. Nel caso mio, io lo insegno in tutte e due queste tipologie di corso, ma perché il caso ha voluto condurmi a un corso di scienze politiche. Più in generale, concordo con tutte le osservazioni che ha detto Angela Di Stasi molto ampiamente. Il diritto internazionale, il diritto dell'Unione Europea sono centrali negli studi di giurisprudenza. Vorrei ricordare a favore del diritto internazionale privato che io ho studiato a Padova, dove il diritto internazionale privato era insegnato più ampiamente che il diritto internazionale pubblico, perché il professor Ballarino aveva questa indicazione formativa, quindi ognuno poi porta con sé i propri ricordi, il proprio percorso formativo. Sarebbe importante che fosse almeno una parte del corso di diritto internazionale. Per cui mi preoccupa quanto ha detto Angela Di Stasi, ovvero la riduzione lineare dei crediti, perché nel momento in cui si riducono i crediti di diritto internazionale a giurisprudenza, la prima vittima sarà il diritto internazionale privato e che non potrà più essere incluso nell'insegnamento del diritto internazionale e dovrà restare per sempre una materia scelta. Questa secondo me è una circostanza gravissima, perché poi la formazione del giurista richiede anche la conoscenza del diritto internazionale privato. Lo dice la Commissione europea nel suo ultimo report sul controllo sulla formazione degli stati, dice che le attività di formazione riguardano il diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea solo per l'11%. Parliamo della formazione secondaria, ma se i laureati in giurisprudenza non hanno neanche la conoscenza di base, come si può innestare questa formazione secondaria che pure è richiesta dalla Commissione europea? Questi sono i motivi che spingono, come sapete, la Commissione europea a finanziare progetti specifici nel quadro del programma JUST, proprio per incrementare la formazione degli operatori giuridici nell'ambito del diritto internazionale privato dell'Unione europea. Peraltro anche le attività di formazione linguistica, e anche il nostro paese non brilla in questo contesto, sono molto ridotte. Vedete nella diapositiva solo il 3% delle attività di formazione. Quindi, poiché la formazione del giurista contemporaneo richiede la conoscenza del diritto internazionale privato, ovviamente dobbiamo assicurare una formazione di primo livello. Questo deve essere collegato con la centralità delle nostre materie nella formazione universitaria di scienze politiche, ma anche di giurisprudenza. Grazie, mi pare di aver rispettato i tempi, sono presto a disposizione. Grazie, grazie Sara, un'ottima puntuale presentazione ricca di dati che personalmente non conoscevo e penso che anche molti colleghi non conoscessero, quindi è un'informazione molto ricca e completa. Darei adesso la parola al collega Pietro Manzini, professore ordinario di diritto dell'Unione Europea nell'Università di Bologna, e che è anche membro del consiglio direttivo dell'AIS2. Ho detto prima, non ho mai fatto mistero del mio modesto pensiero, siamo una grande famiglia e il diritto dell'Unione Europea è elemento essenziale della formazione di tutti noi, anche di coloro i quali non lo insegnano o non lo insegnano più. Nel mio piccolo io mi sono laureato in diritto comunitario ed è lì che mi sono innamorato dell'insieme delle materie internazionalistiche. Bene. Pietro, hai la parola. Grazie, grazie Edoardo e grazie alla SIDI e al Comitato Direttivo della Società Italiana di Diritto Internazionale per l'invito a partecipare a questo scambio di idee
che trovo molto proficuo e molto utile. Anch'io sarò molto sintetico. Vorrei solo, diciamo, la mia idea è quella di presentare in maniera veramente in pochi minuti. Mi sembra quello che sono le esigenze attuali del diritto dell'Unione Europea in relazione alle altre materie insegnate nelle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche e alcune brevissime reazioni ai punti che sono stati forniti da chi mi ha preceduto. Allora, innanzitutto segnalo che direi che l'esigenza principale oggi del diritto dell'Unione Europea sia quello di definire i propri confini, diciamo minimi, e la propria area di studio. Questo perché mi pare che il diritto dell'Unione Europea abbia subito una sorte peculiare, che forse non è caratterizzante di altri settori, cioè di avere innervato un po' tantissime altre materie, anche le materie che sono oggi qualificate come materie di base. Mi riferisco, per esempio, al diritto commerciale, al diritto del lavoro, al diritto amministrativo, no? Grande parte, forse addirittura una parte preponderante di queste materie, il diritto amministrativo, basti pensare al codice degli appalti, sono di derivazione europeistica. Ma non solo, anche le materie cosiddette di base, oltre alle materie cosiddette di base, il diritto dell'Unione Europea ha dato il sangue, se mi consentite, a altri materie, altri insegnamenti estremamente importanti oggi nelle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche: diritto bancario, diritto agrario, diritto dei trasporti, diritto della concorrenza, sul quale, se mi consentite, tornerò per 30 secondi. Quindi c'è l'esigenza, a mio avviso, da parte del diritto dell'Unione Europea di definire la propria area di competenze esclusive, e queste sono evidentemente tutte le questioni relative ai profili istituzionali, al processo legislativo, alle fonti, al primato, tutto il tema della Corte e soprattutto dei diritti fondamentali. Rientrano, mi sembra, in questo perimetro necessario anche i temi del mercato interno e della concorrenza. Tutto questo cosa mi porta a rilevare? Mi porta a fare alcune considerazioni sui rapporti, questo sul quale credo che Pasquale ci abbia anche sollecitato, sui rapporti con gli altri insegnamenti. E mi soffermerò su due insegnamenti in particolare. Il primo è diritto costituzionale e il secondo è diritto internazionale. Allora, come tutti sanno, gli amici costituzionalisti sono molto attivi nel settore del diritto dell'Unione Europea. Segnalo che l'ultima iniziativa presa nel quadro della rivista federalismi.it è un blog che si chiama EU Law Blog, e che evidentemente segnala l'intenzione degli amici studiosi di diritto costituzionale di occuparsi in maniera sistematica e puntuale di tutte le questioni di diritto dell'Unione Europea. Allora, io questo lo capisco. Perché quello che è accaduto, se il contenuto del diritto dell'Unione Europea, il perimetro necessario e imprescindibile del diritto dell'Unione Europea è quello che ho segnalato, è evidente che il diritto dell'Unione Europea si affianca al diritto costituzionale nella definizione del panorama costituzionale del nostro paese.
evidentemente con pari dignità. Vorrei fare solo un esempio. Oggi, se leggiamo la Costituzione e la definizione del bilancio dello Stato, è chiaro che il solo riferimento alla Costituzione è assolutamente insufficiente. Oggi non si può comprendere appieno le dinamiche della legge fondamentale dello Stato, cioè quella del bilancio, se non ci si aggancia al diritto dell'Unione Europea. Ma questo in tutti i settori, sulle fonti del diritto, sul diritti fondamentali. Insomma, è chiaro che il diritto dell'Unione Europea, mi pare, si sia collocato, si va collocandosi a fianco del diritto costituzionale in un rapporto dialettico che mi auguro amichevole nella definizione del quadro costituzionale e quindi come fondamentale sia nell'insegnamento del diritto sia nell'insegnamento a giurisprudenza che a scienze politiche. Di tutt'altro tono mi sembra che siano i rapporti col diritto internazionale, perché per tante ragioni, per una lunghissima e spero continua comunanza di militanza all'interno delle facoltà. Noi tutti ci siamo formati partendo dal diritto internazionale, il fenomeno europeista ha radici internazionalistiche, seppure lo sviluppo è stato in una direzione in qualche modo diversa, e quindi io direi che, per usare la qualificazione che tutti conoscete, tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea c'è autonomia, ma pieno coordinamento. Credo che una qualche riflessione debba essere fatta anche per quanto riguarda gli studi post-universitari. Qui credo che il diritto dell'Unione Europea possa svolgere un ruolo importante all'interno dei dipartimenti e delle facoltà per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi che portano al titolo di avvocato specializzato. Io qui ricordo che c'è previsto nel provvedimento legislativo il titolo di avvocato specializzato in diritto dell'Unione Europea e in diritto della concorrenza, e questi mi sembrano settori sui quali evidentemente forse va fatta una riflessione sul ruolo delle nostre materie nella formazione post laurea. Brevissime considerazioni personali sulle valutazioni che sono state espresse sino ad ora. Piena, è evidente, c'è una piena condivisione sulla posizione espressa da Angela Di Stasi sulla inaccettabilità della riduzione dei tagli lineari, della riduzione dei CFU con tagli lineari. Questo evidentemente darebbe spazio in molti atenei una competizione non virtuosa, probabilmente, ed è chiaro, sarebbe soggetto alle dinamiche interne degli atenei, e questo dà un po' spazio a questa competizione non virtuosa. Questi tagli lineari penalizzerebbero diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale. I 9 CFU sono veramente il minimo per insegnare il cuore del diritto dell'Unione Europea e direi anche del diritto internazionale. Vorrei ricordare che ho insegnato per 15 anni diritto internazionale, sono particolarmente affezionato a questo insegnamento. Mentre mi sembra ricca di spunti interessanti
la relazione di, del professor Caravita, dove diciamo, vi è prefigurata un ruolo importante del diritto internazionale, diritto dell'Unione, insieme agli studi di diritto comparato. Un'ultima riflessione su scienze politiche. Ho un'esperienza personale in scienze politiche, ho lì insegnato appunto diritto internazionale pubblico per oltre 15 anni. Scienze politiche è un'esperienza molto, molto formativa, molto arricchente. La frequentazione di colleghi studiosi di altre materie consente l'allargamento delle nostre prospettive in quanto giuristi. Il pericolo che vedo nelle scienze politiche, ma è nelle scienze politiche dove, insomma, abbiamo capito le nostre due materie sono ben salde nella griglia degli insegnamenti. Il pericolo che vedo è che ci siano studiosi di altre materie che chiedano di insegnare il diritto dell'Unione Europea e il diritto internazionale. A volte qualche studioso di scienza politica, a volte qualche economista, qualche costituzionalista. Insomma, sotto questo profilo mi sembra che insieme dobbiamo vegliare affinché il diritto internazionale sia insegnato da internazionalisti e il diritto dell'Unione Europea da europeisti, cioè da giuristi. Nulla da obiettare sulla scientificità dei settori della politologia e delle scienze economiche, ma evidentemente le prospettive e il background culturale è completamente diverso. Ecco, direi che questi sono un po' gli spunti che mi piaceva condividere con voi, e naturalmente sono aperto al dialogo e alla riflessione. Grazie. Grazie Pietro per questo allargamento della prospettiva in quella direzione che ci sta molto a cuore. Prende adesso la parola Pasquale De Sena, che, come sapete, oltre ad essere professore ordinario di diritto internazionale all'Università di Palermo, è il segretario generale della SIDI e quindi anche in questa veste ha avuto modo di occuparsi intensamente di questi temi. A te la parola, Pasquale. Grazie Edado, grazie mille. Se mi consentite, appunto nella mia veste di segretario generale, a tutti coloro che sono presenti e naturalmente a tutti coloro che vorranno intervenire apportando il loro contributo al dibattito. Io vado subito in medias res dicendo che il mio intervento sarà condotto insieme ad Andrea Spagnolo e che vuole offrire un contributo a questa riflessione dal punto di vista della comparazione, dell'offrire elementi per una comparazione tra quello che va a succedere in Italia e quello che è già successo o va a succedere in molti casi in paesi dell'Unione e nel Regno Unito. Abbiamo scelto anche il Regno Unito. Naturalmente si tratta di una riflessione embrionale che è il frutto di una mini ricerca, però fatta a due rigorosamente, senza distribuzioni di ruoli in senso gerarchico in alcun modo, che è embrionale, però è significativa perché è perfettamente in linea con quello che avviene nell'ambito di altri paesi e di altre società di cui io non ero a conoscenza. Infatti una riflessione su questi temi, sui temi che stiamo trattando noi oggi, è stata avviata in seno al British Institute of International Comparative Law e anche in seno alla Société Française. Magari in un secondo momento vi do in chat, nella chat generale, le stringhe relative ai video che documentano su base telematica queste iniziative. È embrionale, resta embrionale, perché in realtà bisognerebbe, per essere, diciamo, rifinita, di un confronto con colleghi stranieri, che naturalmente non è stato possibile creare nei tempi ridotti e direi convulsi del processo, chiamiamolo così,
di riforma della laurea magistrale. Ha bisogno in realtà non solo di questo, cioè del confronto diretto con colleghi che abbiano conoscenza ed esperienza di altri ordinamenti didattici, ma anche, e consentitemi, di dati che riguardano l'inserimento nel mercato del lavoro dei nostri laureati, ma non dei laureati in generale, in particolare di quelli che si laureano in giurisprudenza, ma anche in scienze politiche, nelle discipline di riferimento, cioè in diritto internazionale, pubblico o privato, e in diritto dell'Unione Europea. Di questi dati noi non disponiamo allo stato attuale perché, come tutti sanno, quelli ricavabili dalle indagini, pur benemerite, di Alma Laurea non hanno un grado di raffinatezza tale da darci delle indicazioni sui laureati in questa disciplina piuttosto che nell'altra, ma qualche piccola indicazione, devo dire, c'è. Allora, noi ci siamo ripartiti l'intervento così, Andrea ne svilupperà il corpo, per così dire, e poi insieme, non necessariamente solo io, vi sottoporremo qualche piccola riflessione su quello che si può, diciamo, trarre sia per il diritto internazionale pubblico che per il diritto internazionale privato e naturalmente per il diritto dell'Unione Europea da questo sguardo, che solo uno sguardo è e vuole essere di carattere comparato. Prego, Andrea. Grazie mille Pasquale e buongiorno a tutte e a tutti. Allora, Pasquale De Sena ha già fatto le necessarie premesse del nostro intervento, che è un intervento congiunto. Io volevo solo aggiungerne un'altra, e cioè che i dati, per l'appunto embrionali e in larga misura anche di carattere generale, che andremo ora a presentare, sono stati frutto già di una prima interazione con alcuni colleghi e colleghe che appartengono alle realtà accademiche straniere che abbiamo pensato di contattare, e quindi in parte già alcune considerazioni provengono da questa interlocuzione, che è stata anche necessariamente una interlocuzione di carattere informale, da cui abbiamo potuto trarre paradossalmente meno da un punto di vista delle indicazioni, tra virgolette, positive, potremmo dire, e legislative, ma anche molto delle impressioni di questi colleghi e di queste colleghe. E quindi, così come ha fatto Pasquale De Sena, rinforzo anch'io l'invito a un confronto di questo tipo con tali colleghe e tali colleghi, soprattutto perché in realtà, come la Société Française, un simile dibattito è già in corso e, aggiungo, in autunno loro avvieranno un'interlocuzione con il Ministero dell'Università francese con finalità molto simili alle nostre, appunto con l'obiettivo di presentare un rapporto sullo stato dell'insegnamento delle materie internazionalistiche nell'ordinamento francese. Fatta questa necessaria premessa, noi abbiamo selezionato i seguenti stati europei, cioè abbiamo selezionato la Spagna, la Francia, l'Olanda, la Germania, e poi abbiamo osservato quanto accade nel Regno Unito, chiaramente tenendo in considerazione il post-Brexit. Vado subito, anche per ragioni di sintesi e per lasciare spazio al dibattito, a quei modelli che noi avremmo individuato sulla base di questa prima embrionale indagine. Essenzialmente abbiamo individuato due modelli di riferimento. Il primo modello di riferimento è chiaramente quello della suddivisione tra chiaramente triennali e specialistiche, tra lauree triennali e specialistiche, tra bachelor e master, tra licence e master. È un modello, a dire il vero, rappresentato da un unico stato isolato, che è la Germania, un unico ordinamento didattico isolato che è la Germania, che è rappresentato da un ciclo unico che ha una peculiarità, evidentemente, che rende questo ordinamento complesso da commensurare rispetto agli altri, cioè quello di essere concluso da l'esame di Stato, fondamentalmente, quindi con dei vincoli che derivano evidentemente da questa conclusione.
Nell'ambito del primo modello, cioè il modello triennale, triennio, bachelor, master, abbiamo ancora a nostra volta individuato due sottomodelli, uno potremmo dire equilibrato e vicino al nostro, che è rappresentato dall'ordinamento spagnolo, l'ordinamento francese, l'ordinamento olandese, e un modello su cui qualche riflessione è bene farla, che è il modello del Regno Unito. Passando al modello che è costituito dall'ordinamento spagnolo, francese e olandese, possiamo individuare delle linee comuni di tendenza che sono quella di dedicare nel triennio un insegnamento di carattere generale alle materie internazionalistiche ed europee, andando con un dettaglio chiaramente minimo, ma se volete ci entriamo poi dopo, per quanto ovviamente sappiamo, in Spagna abbiamo un insegnamento sia di diritto internazionale pubblico, sia di diritto dell'Unione Europea, sia di diritto internazionale privato, già nel triennio. Nell'ordinamento francese ciò nella licence accade, sia per quanto riguarda il diritto internazionale pubblico, sia per quanto riguarda l'Unione, sia per quanto riguarda il diritto internazionale privato, in taluni casi declinato come diritto del commercio internazionale, come si evince anche da una ricerca fatta e pubblicata sul sito della Société Française. Qui il modello è interessante, il modello in Francia, perché proprio nell'ottica della valorizzazione delle materie, i corsi sono annuali e quindi un primo semestre già nella licence è previsto come generalista, mentre il secondo semestre è previsto come specialistico fin dal triennio. Quindi una simile situazione si ha in Olanda, dove sia diritto internazionale sia diritto dell'Unione Europea sono obbligatori già nel triennio. In tutte e tre queste realtà i corsi generalisti base di queste materie, delle nostre materie, hanno grosso modo, senza grandi differenze, lo stesso numero di crediti, quindi lo stesso peso. È importante notare questo soprattutto nell'ottica che ha evidenziato già Pasquale De Sena, cioè quella della collocazione dei nostri laureati, o meglio dei laureati delle nostre materie nel mondo del lavoro, e soprattutto nella proiezione internazionale di questa collocazione nel mondo del lavoro, che tutte e tre queste realtà prevedono dei master o dei master, nel caso francese, fortemente specializzati sia nel diritto internazionale pubblico, sia nel diritto internazionale privato, sia nel diritto dell'Unione Europea. Questo è ad esempio il caso dell'ordinamento francese, dove vi sono delle specializzazioni molto molto forti, ma così come in Olanda e anche in Spagna. In questo modello triennio-biennio è ancora possibile ricondurre, ancorché, come dicevo prima, con delle precisazioni, l'esperienza del Regno Unito. Le precisazioni qui sono dovute al fatto che il modello pare, per quanto ci è dato per quanto ci è stato possibile ricavare da questa indagine, pare paradossalmente capovolto, cioè vi è una tendenza a fare nel triennio, nel bachelor, alcune materie già specialistiche e a lasciare nella fase di master, master dedicato anche in questo caso specificamente alle nostre materie, la fase più generalista. Qui è interessante fare una notazione necessariamente sul post-Brexit, anche qui si tratta di un'indicazione che ovviamente è di nuovo di natura embrionale. Ci è parso di capire che la Brexit non ha avuto ripercussioni sull'insegnamento del diritto dell'Unione Europea, anche perché esso è obbligatorio per la questione relativa all'accesso alla professione forense. È cambiata la denominazione, in alcuni casi è International and Comparative European Law, ma sia ora sia prima il focus nel triennio è quello del mercato interno, quindi anche qui c'è la tendenza che ci è parso di vedere a trattare nel triennio questioni di natura speciale. Chiudo con il modello più difficilmente interpretabile per noi per varie questioni, che è il modello tedesco. Il modello tedesco, che in vero prevede 4-5 anni di studi, perché dico che è difficile da commensurare?
da un lato per la questione relativa alla chiusura con l'esame di Stato, dall'altro legata un po' all'impostazione culturale tedesca che vede un po' tutto ricondotte le nostre materie alla denominazione più ampia di public law, in taluni casi è International Aspects of Public Law, il corrispettivo del diritto internazionale. Generalmente nell'ordinamento tedesco è possibile rinvenire un 70% di crediti obbligatori, che sono obbligatori perché finalizzati all'esame di Stato, e un 30% a scelta. In questo 70% rientrano il diritto internazionale privato e il diritto dell'Unione. Nel 30% rientrano appunto queste materie che vengono ricondotte appunto a questa accezione internazionalistica di public law. La tendenza delle università che abbiamo contattato, dei colleghi che abbiamo contattato, in particolare l'Università di Heidelberg e l'Università di Francoforte, è quella di offrire un'ampia gamma di offerta internazionalistica ed europea nell'ambito di questo 30% di materie a scelta. E quindi la tendenza è, ancorché insomma, sono canali molto più bloccati rispetto alle altre esperienze, la tendenza è quella comunque di arricchire quel 30% con offerte di natura internazionalistica. Quindi, per trarre una conclusione su questi modelli e poi lasciare la parola a Pasquale per delle riflessioni di carattere generale, mi pare di dire che questi modelli, da un lato, confermano la tendenza, quantomeno nel modello triennio-biennio, a un'offerta di carattere generalista ampia nelle nostre materie, e alla costruzione di percorsi di specializzazione, addirittura nelle materie internazionalistiche, internazional privatistica e europea, che rendono il laureato di questi stati fortemente competitivo dal punto di vista della formazione delle nostre materie. Chiaramente qui, come diceva Pasquale, non possiamo andare oltre perché ci mancano i dati sui laureati. Questo potrebbe essere un discorso interessante, ma potrebbe essere un discorso interessante da svolgere proprio in un esercizio di dialogo e di confronto appunto con altre società, quale appunto la Société Française, che proprio in questi mesi sta avviando la stessa indagine, quindi forse è un'occasione da non perdere. Io vi ringrazio a tutte e a tutti, e Pasquale, lascio a te di concludere. Grazie a te, Andrea, per questo quadro sintetico e spero comprensibile. Insomma, noi crediamo che il modello incarnato tanto dall'esperienza spagnola quanto dall'esperienza francese, che contempla una presenza importante delle materie internazionalistiche già nella parte del triennio, quando dico internazionalistiche mi riferisco, sia ben chiaro, all'internazionale pubblico, al diritto dell'Unione Europea, ma anche al diritto internazionale privato, che per esempio in Spagna ha già nel triennio, in alcune realtà e nella media, circa 8 crediti assegnati, e che costituisce, in linea con la tradizione spagnola, una disciplina del tutto autonoma. Bene, questa circostanza, cioè la presenza equilibrata, diciamo così, delle materie internazionalistiche già nel triennio, e la loro, come dire, il loro straordinario successo nei master, sono tanto più indicazioni tanto più importanti di cui tener conto in Italia in questo momento, proprio alla luce di un dato, uno solo, che siamo riusciti a ricavare dalla ricerca fatta dal Malaurea nel 2019 sul mercato del lavoro, che è questo. E il dato riguarda il fatto che, a differenza dei laureati in altre discipline, i laureati, soprattutto i laureati in giurisprudenza, ma direi anche quelli in scienze politiche, è facilmente ipotizzabile perché, perlomeno se si guarda agli sbocchi tradizionali, non si impiegano nelle professioni tradizionali. Cioè, così come un laureato in medicina fa il medico, ciò non avviene più per i laureati in giurisprudenza, nel senso che il laureato in giurisprudenza non fa più necessariamente l'avvocato o il magistrato e tantomeno il notaio. La percentuale in cui questo avviene è di più del 50%. Che cosa ci indica questo? E con questo io termino. Ci indica una cosa molto importante, ribadisco l'esigenza che questa società
ma che il settore, nelle nostre materie, procedano a una ricognizione del futuro dei propri laureati, ma ci indica altresì che già oggi noi abbiamo un laureato in giurisprudenza il quale probabilmente, con ogni probabilità, fa più di un lavoro, farà più di un lavoro ed un lavoro che non è ascrivibile alla prospettiva tradizionale. Ma allora proprio per questo, attenzione, la presenza di un'infarinatura solida in diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, in diritto internazionale privato è importante. Perché? Perché tutte queste materie entrano dappertutto nell'esercizio di tutti i mestieri. Pietro prima ci ha evocato, diciamo, quanto c'entra il diritto dell'Unione Europea, ma pensate ai lavori che vengono fatti sempre di più, sia pure part-time, dai giovani nelle organizzazioni internazionali, o anche ai lavori fatti nella pubblica amministrazione, finanche a contratto, in cui nozioni del diritto internazionale o del diritto dell'Unione Europea sono forti. Senza questa impalcatura io credo che probabilmente, con riserva di andare a capire meglio il mercato del lavoro, che tipo di conformazione ha assunto per i nostri laureati, io credo che non si vada da nessuna parte. Grazie mille a tutti dell'attenzione. Grazie Pasquale, grazie anche a Andrea Spagnolo, che non avevo introdotto perché pensavo che intervenisse dopo, ma Andrea è appunto ricercatore di diritto internazionale all'Università di Torino e prossimo professore associato e membro del consiglio direttivo della SIDI, ha lavorato su questi temi. Aprirei adesso il dibattito ripartendo proprio dalla considerazione finale di Pasquale. Ricordo molte discussioni nel mio consiglio di facoltà con colleghi che insistevano nel dire la facoltà di giurisprudenza deve formare avvocati, magistrati e notai. E noi con Andrea Comba, Alessandro Marazzi, continuare a insistere nel dire no, una percentuale relativamente modesta dei laureati in giurisprudenza farà l'avvocato, il magistrato, il notaio. La funzione della facoltà giuridica è formare un giurista, e un giurista adatto alle professionalità del mondo contemporaneo e nella formazione di questo, il diritto internazionale, il diritto dell'Unione Europea, il diritto internazionale sia pubblico sia privato e il diritto dell'Unione Europea non possono non avere uno spazio rilevante. Questa è la posizione che abbiamo sempre assunto, credo, in tutte le nostre università. Bene. Direi che c'è un spazio da dedicare al dibattito, vedo che siamo 50 partecipanti, quindi pregherei davvero chi ha desiderio di intervenire di farlo in tempi contenuti. So che fin dall'inizio si era preannunciato Angelo Davì e direi di cominciare senz'altro col dare la parola a lui e poi se altri mi segnalano vedo che c'è Laura Bineschi che avrebbe piacere di intervenire. E man mano che vedo manifestazioni di interesse a intervenire, ne prendo nota e vi do poi la parola. Angelo, ti prego di intervenire. Grazie Edoardo. Quello che io volevo dire è che nell'ottica dell'esame della posizione degli studi internazionalistici nella facoltà di giurisprudenza, principalmente anche nelle altre, auspicabile potenza reato definitivamente ma in maniera anche formale del fatto che il diritto internazionale pubblico o diritto internazionale futuro e il diritto internazionale privato sono due rami del sapere giuridico distinti, separati e indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo metodologico, sotto il profilo dell'oggetto degli studi, sotto il profilo delle competenze che bisogna possedere. Questa è una cosa di una evidenza assoluta che non c'è neanche bisogno di sottolineare. Quello che invece merita di essere sottolineato ed è una cosa su cui varrebbe la pena di riflettere di più è il fatto che oggi il nostro paese e quindi anche il nostro sistema universitario si trova in una posizione di isolamento assoluto certissimamente su scala europea, ma io credo ormai anche a livello planetario, perché siamo rimasti l'unico paese del mondo in cui negli ordinamenti universitari il diritto internazionale pubblico e il diritto internazionale privato non vengono distinti, come invece sarebbe necessario fare anche nell'ottica di un potenziamento di entrambe le discipline. Devo aggiungere che non soltanto siamo rimasti gli unici a non avere fatto questa netta instaurato questo netto regime di distinzione di cui secondo me c'è grande bisogno,
ma anche che nei fatti questa separazione ormai è largamente avvenuta, anche se non sempre si mostra di farci caso e di rendersene conto. Le giovani generazioni di studiosi italiani di diritto internazionale oggi sono nettamente orientate o a studiare esclusivamente o quasi esclusivamente il diritto internazionale pubblico o a studiare esclusivamente o quasi esclusivamente il diritto internazionale privato. L'anacronismo è il paradosso, è però che una volta che vincono un concorso e diventano cattedratici di Ius 13, sono formalmente e legalmente abilitati all'insegnamento e quindi dovrebbero essere persone non solo competenti ma addirittura esperte naturalmente di entrambe le discipline, senza che ormai quasi nessuno riesca più a farlo, e fanno bene. Ormai i giovani hanno chiaramente, a grandissima, schiacciante maggioranza, cominciato, e hanno ragione, a considerare non più necessario né utile, comunque non appropriato, non opportuno, pretendere di cimentarsi contemporaneamente nello studio di entrambe le discipline. Quindi abbiamo oggi una generazione di persone composta sempre di più tra noi internazionalisti, di persone che per legge sono abilitate a insegnare il diritto internazionale pubblico, ma in realtà hanno studiato e quindi sono competenti unicamente nel campo del diritto internazionale privato, o viceversa hanno studiato soltanto il diritto internazionale pubblico e però sono abilitate teoricamente ad insegnare il diritto internazionale privato. La soluzione alternativa a questa soluzione, a questa situazione, che secondo me nuoce non poco alla possibilità di sviluppo e alla consistenza qualitativa dei nostri studi, è quella che seguivano le generazioni più vecchie. Nelle generazioni più vecchie c'era, per esempio, come tutti sappiamo, la regola non scritta alla quale molti di noi, io stesso e i miei tempi, si sono assoggettati di produrre una monografia di diritto internazionale privato e una di diritto internazionale pubblico, proprio perché pochissimi si sottraevano a questa regola, proprio perché si era poi abilitati all'insegnamento di entrambe le discipline e quindi doveva darsi prova di conoscere entrambe. Questa situazione, con il passare del tempo, è diventata sempre più insostenibile, perché oggi il grado di specializzazione, quindi di approfondimento delle varie discipline giuridiche, dei vari rami del diritto, è tale che la situazione che esisteva nella produzione di Pasquale Stanislao Mancini, tenuta a Torino nel 1853, sulla nazionalità come fondamento del diritto della gente, la situazione da allora chiaramente si è modificata. L'alternativa quindi oggi sono due: o si studia un po' e un po', come si faceva una volta, anzi fino a molti anni fa si studiava un po' privato, un po' pubblico e un po' diritto dell'Unione Europea, con il risultato che poi vincitori di cattedra, negli anni di formazione di un giurista, diciamo i 20 anni più o meno in cui un giurista si forma, alla fine non aveva sistematica né approfondita, particolarmente consistente, né dell'uno né dell'altro. Ci possedeva una buona infarinatura, un po' dell'uno e un po' dell'altro, senza essere veramente dei veri specialisti qualificati di niente. Questa situazione stride con il rapporto che c'è con i nostri colleghi stranieri, che sono tutti o professori di diritto internazionale pubblico o di diritto internazionale privato, e quindi spendono la loro intera vita di studio unicamente a questo, o con i colleghi delle altre discipline, i colleghi che studiano diritto penale, diritto civile, procedura, diritto del lavoro, eccetera, sono persone che per 40-50 anni, la durata di una normale carriera accademica, studiano soltanto la loro materia e quindi alla fine sono realmente degli esperti qualificati di quella materia. Quindi noi abbiamo oggi due alternative: o, come sta avvenendo, perché era nei fatti che avvenisse, colleghi giovani che studiano solo il pubblico, solo il privato, ma sono ancora formalmente considerati docenti di tutte e due, senza in realtà essere in grado di poter aspirare ad essere veramente sostanzialmente tali. Oppure quelli che ancora vogliono persistere nel compiere, nel sottoporsi a sforzi superiori alle normali risorse umane, sono persone che hanno un'imprenatura di qualche cosa senza poi essere mai veri specialisti di loro. Questo nuoce evidentemente molto alla consistenza qualitativa, alla possibilità degli studi e dei nostri. Questo per la parte scientifica. Per la parte didattica, le ricadute di questa situazione sono oggi probabilmente piuttosto rovinose. Basta considerare quanto sia.
le università italiane, che hanno una facoltà di giurisprudenza, ce l'hanno più o meno tutte, le sole università pubbliche sono circa una settantina, se non erro 67. Se aggiungiamo anche le private e le telematiche, si arriva intorno al centinaio. Queste università hanno funzione istituzionale di preparare le persone all'esercizio delle professioni legali. Le professioni legali sono le tre che conosciamo: magistrato, avvocato e notaio. Ora, la situazione attuale è la seguente. Per il concorso in magistratura per il concorso da notaio è altresì obbligatorio l'esame di diritto internazionale. Per il concorso di avvocato non fa parte delle materie scelte, ma comunque si porta, fa parte del forse già obbligatorio, anzi probabilmente fa parte delle materie che si devono portare. Questo significa che le 70 università pubbliche italiane, a tacere delle 30 private telematiche, avrebbero bisogno di 70 professori di diritto internazionale privato in grado di preparare all'esercizio delle professioni legali i giovani che studiano in quelle università. La situazione attuale nostra è che io credo che siamo in grado di coprire intorno alla metà, ma secondo me più realisticamente anche meno della metà, del fabbisogno che le facoltà italiane di giurisprudenza hanno di professori di diritto internazionale. Di questo poi c'è traccia sul piano pratico, perché nella mia personale esperienza, ma anche in quella di altri colleghi e amici, è capitato spessissimo negli ultimi 10-15 anni, a me sempre di più, che tutte le volte che sono entrato in contatto con esponenti degli ordini professionali, il Consiglio Nazionale del Notariato, i consigli dell'Ordine degli Avvocati, i magistrati, non fanno altro che dire: c'è un'esigenza, una richiesta fortissima, dovete fare studiare il diritto internazionale privato, dovete insegnare il diritto internazionale privato, perché nella formazione degli giovani giuristi italiani il diritto internazionale privato quasi non esiste. Il risultato è che poi i giuristi, le giovani generazioni si formano fino ad arrivare per esempio alla Cassazione. La Cassazione italiana non sa assolutamente nemmeno che cosa sia il diritto internazionale privato, né quali sono le fonti alle quali deve avere accesso per cercare di affrontare seriamente le questioni che le vengono sottoposte. Questa situazione è una situazione esclusivamente italiana, e questa separazione ormai nei fatti è avvenuta, e io credo che la nostra società dovrebbe riflettere seriamente sulla opportunità di fare finalmente, di formalizzare la distinzione tra due rami del diritto che sono diversi e che dovrebbero essere studiati da persone diverse. Questo è, io credo, un passo fondamentale che dovremmo prima o poi deciderci a farci, perché siamo rimasti in un giorno. Grazie Angelo, mi pare il tuo pensiero sia molto chiaro. Ho la richiesta di intervenire di Laura Pineschi, seguito da Francesco Munari e poi Pasquale De Sena. Quindi Laura, ti prego, intervieni. Grazie Edoardo, grazie Presidente. Sarò rapidissima. Innanzitutto mi ricollego all'ultima osservazione di Pasquale De Sena, indirettamente all'osservazione di Angelo Davì. Giustamente si è detto che i laureati sono pochi, relativamente pochi i laureati in giurisprudenza che poi proseguono nelle professioni legali. Però attenzione, quei pochi che proseguono, sarebbe il caso che fossero adeguatamente preparati nelle materie internazionalistiche. Chiunque abbia partecipato agli esami d'avvocato nell'ambito dei lavori delle commissioni sa bene che queste materie sono preparate, le nostre materie sono preparate molto male, ci sono a volte commissari che non sono competenti a interrogare, ma soprattutto io penso agli sfracelli che poi possono fare avvocati e magistrati quando devono affrontare questioni di diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato, con anche degli errori piuttosto marchiani. Quindi sono aspetti che non vanno sottovalutati. Per quanto riguarda scienze politiche, una brevissima osservazione personale, perché temo che non tutti lo sappiano. Un grazie di cuore a Sara Tonolo, perché è da anni che sta svolgendo nell'ambito della SCIPOL un lavoro egregio, ed è particolarmente apprezzabile che Sara abbia accettato la presidenza di SCIPOL proprio per difendere e tutelare le nostre materie, perché vi assicuro che ci sono degli interessi
interessi fortissimi da parte di altre materie a danno delle nostre. Quindi grazie davvero Sara per il lavoro che sta facendo. Mi ricollego proprio a scienze politiche perché ho esperienza in questo ambito, perché insegno sia giurisprudenza sia scienze politiche. A Parma scienze politiche ha un orientamento fortemente internazionalistico. Ecco, io osservo una cosa, proprio per il passaggio molto frequente di laureati triennali nelle scienze politiche triennali da una sede all'altra, da una classe all'altra, noi ci troviamo nella magistrale molti laureati delle triennali che non hanno mai fatto nella triennale né diritto internazionale né diritto dell'Unione Europea, con delle conseguenze molto gravi nell'affrontare materie internazionalistiche di carattere specialistico più avanzato. Questo è un problema che va tenuto in considerazione, quindi proprio per considerare la necessità dell'insegnamento delle nostre materie di base proprio in tutte le classi di laurea di scienze politiche. Volevo ricollegarmi infine all'osservazione di Pietro Manzini, giustamente ha ricordato che purtroppo ci sono persone che non hanno competenze nelle nostre materie e che pure insegnano nostri corsi in varie sedi. Credo che questo sia determinato essenzialmente dal fenomeno dei contratti. Sappiamo che i contratti non sono molto appetibili, ci sono dei compensi davvero irrisori, a me capita, questo lo dico soprattutto su giurisprudenza, Parma, di vedere trasferiti che presentano nella loro carriera pregressa degli programmi di diritto internazionale davvero preoccupanti. Quindi propongo quantomeno che a chiunque capiti venire a contatto con queste situazioni di segnalarlo alla SIDI, in modo che la nostra società sia al corrente di queste derive pericolose. Grazie. Grazie Laura, questa tua ultima osservazione mi pare molto, molto, molto piacevolmente propositiva e speriamo che il Consiglio Direttivo della SIDI la faccia propria. Francesco Munari. Devi attaccare il microfono. Sì, eccomi, grazie Dado, saluti a tutti, mi sembra una mattinata piena di riflessioni. Io vorrei soltanto, come dire, aprire un'altra prospettiva. Questa è una sessione interna alla Società Italiana di Diritto Internazionale con una partecipazione, come dire, anche di un membro del direttivo dell'AIS2, però diciamo ci giochiamo in casa, siamo tra di noi. È chiaro che in realtà le riflessioni di cui ci stiamo occupando sono, come dire, comuni a tutte le altre materie, a tutti gli altri settori scientifico-disciplinari, e ciascuno tira acqua al proprio mulino. E in questa situazione, come dire, ci sono scuole / numeri di docenti, colleghi molto più robusti del nostro, quindi la prima osservazione che mi sento di fare è assolutamente lavorare in modo sinergico tra la SIDI e l'AIS2, perché se non si fa unione in vero senso della parola e non solo in senso metaforico in questa specifica problematica, rischiamo di essere travolti da scuole che ambiscono, come ci dicevano, come ci siamo detti tutti, da ultimo anche Laura, a allargarsi alle nostre discipline senza avere specifiche competenze, ma avendo una potenza di fuoco molto rilevante. Pensiamo ai comparatisti, pensiamo ai costituzionalisti, pensiamo anche ai privatisti che volessero imperversare nella materia del diritto internazionale privato. L'altro spunto di riflessione che vorrei dare parte un po' dalle considerazioni che sono state fatte da Pasquale / Andrea, e cioè cerchiamo di convincere, proprio in questa logica di non parlarci addosso, perché poi alla fine è nel confronto con gli altri settori che dobbiamo cercare di convincere loro che le nostre materie sono davvero importanti. E allora il lavoro fatto da Andrea mi pare molto prezioso, mi pare anche molto prezioso un lavoro statistico su che cosa andrà a fare un giurista laureato dalle nostre università. Portiamo dati e numeri e non diciamo soltanto le nostre materie sono le migliori, sono fondamentali, sono importanti, la gente non le capisce. Bello sarebbe capire anche il tasso, ad esempio, di sentenze o decisioni in materie nostre
nelle quali è verissimo quello che dice Laura, anche io ho fatto parte di commissione di esami di avvocato, l'ignoranza nelle nostre materie è colossale, ma anche da parte dei magistrati, nessuno sa cosa chiedere, ci si divide tra chi è che fa diritto internazionale privato e chi fa ecclesiastico, cioè siamo a questi livelli, o diritto dell'Unione Europea, ecclesiastico. Se abbiamo la possibilità di introdurre dei dati obiettivi nella discussione che si fa in seno alla casa, eccetera, credo che questo poi alla casa, che non solo, questo poi possa essere veramente un elemento importante e utile per valorizzare le nostre materie e non semplicemente parlare di scuole, discipline, importanza della materia, che è un argomento che viene usato da IUS 01 a IUS 20 e qualcosa, che cioè tutte le nostre settori scientifiche disciplinari. Quindi sarebbe opportuno che la nostra società, insieme anche con l'AIS2, lavorasse proprio per trovare dati idonei a rafforzare quello che è un convincimento che noi sentiamo molto chiaro, ma che ahimè non mi pare che sia assolutamente condiviso anche dagli altri, ciascuno dei quali appunto mira a espandersi, quindi avere più posti, avere più potere universitario, cosa che è totalmente in antitesi con la necessità di creare dei laureati che siano professionalizzati e che sappiano, come dire, lavorare in un mondo che mi parrebbe eufemistico definire ormai chiuso a esperienze giuridiche di altri ordinamenti. Grazie. Grazie per questo tuo intervento molto concreto, grazie anche per aver richiamato l'importanza di questa azione sinergica in seno alla sala, alla casa, che quando l'abbiamo costituita, mi ricordo l'allora presidente, mi faceva notare come fosse abbastanza inefficace la presenza di alcuni ambiti scientifico-disciplinari, penso ai privatisti che erano rappresentati nella CASAC da tre associazioni diverse, così i comparatisti, insomma ciascuno che viaggiava sul binario suo, ecco, più riusciamo a essere uniti e più riusciamo a essere efficaci in quell'ambito. Pasquale. Sì, io voglio dire anzitutto che Francesco Munari ha inteso perfettamente il senso dell'intervento di Andrea e mio, che era proprio quello di aprire un percorso che deve essere raffinato e che può essere raffinato anche con l'AIS2, e qui la presenza di Pietro Manzini è importante, nella prospettiva di creare una base di dati tali da poter andare rapidamente, attenzione, entrambi, sia l'AIS2 che la SIPI, in CASAG ad esibirli. Questo è il senso, diciamo, di questo nostro percorso. E l'esempio comparato, che è stato interessante per così dire illustrare, ma innanzitutto trovare, aveva proprio questo obiettivo. Quindi grazie a Francesco, che ha perfettamente compreso il nocciolo del nostro intervento. Senza dati concreti, che peraltro, diciamo, non sono altro che la traduzione in termini per così dire tangibili di una percezione che è molto estesa, noi non andiamo da nessuna parte, perché ci limitiamo a petizioni, diciamo, non di principio, ma insomma percepibili come tali sull'importanza delle nostre materie, come giustamente osservato Francesco, che vengono fatte da chiunque, diciamo, si muova all'interno di questi contesti. Vorrei poi anche ringraziare Angelo Davì, che ha posto un problema importante che mi trova, diciamo, direi per certi aspetti del tutto consenziente sul piano delle soluzioni che lui ipotizza, anche se forse gli chiederei precisamente in che cosa dovrebbe consistere il riconoscimento formale dell'autonomia del diritto internazionale privato di cui lui ha parlato. Sul piano del metodo e sul piano culturale siamo assolutamente d'accordo, cioè non vi è dubbio che il diritto internazionale privato sia una cosa completamente diversa, non vi è dubbio che questa italiana sia un'esperienza più unica che rara, diciamo, nell'ambito europeo. Direi con la eccezione del Regno Unito, dove il diritto internazionale privato è sostanzialmente conglobato in una serie di materie che nulla hanno a che fare col pubblico, ma che hanno a che fare con altri rami del sapere privatistico. Per esempio, con Andrea ci siamo chiesti dove fosse finito il diritto internazionale privato nell'ordinamento del Regno Unito. Abbiamo poi capito
che in parte dentro il diritto del commercio, che è una cosa che avviene largamente pure in Francia, al di là del fatto che nella tradizione francese c'è una, come dire, fortissima cultura internazionale privatistica. Sono d'accordo naturalmente, oltre che sul piano del metodo, sul piano della formazione. È evidente che, diciamo, la formazione internazionale privatistica è difficile che possa essere fatta in modo adeguato da soggetti che non abbiano oramai più un'esperienza anche minima di studio in materia. Avrei qualche dubbio sulla, per quanto ancora una volta ha detto Francesco, sulla opportunità di procedere a una scissione tra le due materie, se questa dovesse importare un'autonomizzazione, scusatemi, sul piano amministrativo. Perché? Perché, diciamo, innanzitutto, secondo me questo indebolirebbe, come già è successo in parte per via, diciamo, della scissione dei settori, che peraltro ha le sue ragioni, naturalmente, che abbiamo vissuto. Vedete, io vi dico un dato molto, molto concreto di cui Angela ha fatto esperienza. Noi siamo stati inseriti nell'ambito delle tre commissioni che la Casa che ha costituito per studiare il contributo a dare, da dare al processo di riforma, nella commissione Nuovi Saperi, che non è dato sapere, scusatemi il gioco di parole, che cosa siano in buona sostanza, perché si parla di diciamo, materie come diritto della moda e così via. Questo è successo naturalmente perché non rappresentiamo più un settore, per carità, non è mia intenzione fare una critica, ma solo rilevare una realtà obiettiva, non rappresentiamo più un settore, diciamo, consistente dal punto di vista amministrativo. Così siamo percepiti a torto o a ragione. Naturalmente questo non ha nulla a che fare con le esigenze, diciamo, della formazione, anche con le esigenze culturali e scientifiche che hanno portato a certi processi che sono rispettabilissimi e che non è mia intenzione qui discutere, ma questa è la realtà completa. Vi aggiungo un altro dato. Come Angela ha accennato, circolano delle tabelle compilate da associazioni privatistiche per quanto concerne naturalmente il processo di riforma della laurea in giurisprudenza, laurea magistrale in giurisprudenza, e ora anche, a quanto pare, da parte della conferenza dei direttori di dipartimento. In una di queste tabelle, ed in particolare in quella che a quanto pare circola compilata da parte dei direttori di dipartimento, il diritto internazionale, il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea scendono dai 9 crediti che hanno ora come livello minimo di crediti da assicurare, da 9 a 7,5. Perché? Perché il complesso dell'ambito costituito dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto internazionale e dal diritto comparato viene considerato unitariamente ed unitariamente viene considerata la quantità di crediti da attribuire nella misura di 27, pare, in questo progetto, pare. Ora, con la semplice, diciamo, piccolissima particolarità che 9 di questi crediti vengono ritenuti da attribuire per intero al pubblico o al privato comparato in alternativa. Naturalmente non è neanche il caso che io osservi che il direttore della conferenza dei direttori di dipartimento è un comparatista. Vedete, io non ho voluto riportare questo esempio per ragioni di gossip, ma per dire che c'è un piano, per così dire, politico di queste vicende che purtroppo riguarda i rapporti di forza tra settori che non è da sottovalutare. Qui vengo a quanto ha osservato Laura e anche a quanto ancora osservava Angela Dari, ma figuratevi se io non sono consapevole del fatto, io ho fatto 3 volte il membro di una commissione di esame di avvocato del livello pedestre di preparazione di coloro che si presentano agli esami di avvocati e di quelli che stanno anche dall'altra parte, diciamo, che neanche capiscono le domande che un internazionalista possa fare. Però guardate bene che l'argomento delle professioni forensi tradizionali è proprio l'argomento che viene sostenuto e portato avanti in particolar modo dai civilisti per dire che sostanzialmente
tutto, diciamo, tutta la formazione giuridica deve avere un'impronta pancivistica. Perché io ho fatto, che è una cosa che non ha un riscontro nella realtà. Mi dispiace doverlo dire, mi dispiace dover osservare che purtroppo una larga fetta di avvocati sono proletarizzati, sono persone che non riescono a, diciamo, a mettere insieme il pranzo con la cena. Sappiamo tutti che cosa significa quando diciamo che gli avvocati sono in numero eccessivo. Se sono in numero eccessivo, evidentemente guadagnano pochissimo. Questa è la realtà dei fatti. E allora, fermo restando che naturalmente è ovvio, diciamo, rientra nell'ovvietà, le materie, innanzitutto il diritto internazionale privato e processuale, senz'altro, e il diritto dell'Unione Europea devono essere impartite in modo che le professioni tradizionali siano, diciamo, investite da una formazione di base, adeguata. Vieppiù in un momento in cui il mercato si contrae per le attività professionali tradizionali, è anche vero che insistere eccessivamente su questo aspetto, a noi proprio, che abbiamo un range che tra l'altro ricomprende anche scienze politiche, non ci fa particolarmente gioco. Ecco perché io ho insistito su quel dato che proviene, l'unico, diciamo, veramente significativo per noi in questo momento, che proviene dalla rilevazione di Almalawi. Ciò detto, ha ragione Francesco, bisogna procedere a una rilevazione statistica, diciamo, nei limiti in cui la si possa fare, è più raffinata. Noi dobbiamo cercare di capire fondamentalmente che destino hanno i laureati in diritto internazionale o in diritto dell'Unione Europea, tanto quando questi si laureano in giurisprudenza, tanto quando questi si laureano in scienze politiche. Con Andrea abbiamo anche immaginato delle possibilità, ma questo naturalmente non è detto che spetti a noi. Scusatemi per questo intervento, ma mi sembrava doveroso, diciamo, per fare delle puntualizzazioni. Grazie. Grazie, grazie a te Pasquale, grazie anche per aver ricordato l'elemento dei rapporti di forza. L'elemento dei rapporti di forza è rilevante sia in sede di organismi rappresentativi nazionali, sia talvolta in sede locale, come sulla nostra pelle abbiamo vissuto l'amico Peppe Nesi e io negli anni scorsi, per quanto riguarda soprattutto la difesa del diritto dell'Unione Europea. Ci sono Sara e Marina Castellaneta. Sara, se vuoi intervenire. Sì, grazie. Riprendo brevemente alcune considerazioni sul ruolo del diritto internazionale privato. Sicuramente quanto dice Angelo Davi mi trova favorevolissima. Più professori di diritto internazionale privato ovviamente sarebbe necessario, anche perché quando si va a bandire eventuali contratti, molto spesso questi contratti vengono presi da persone, dai civilisti, come diceva Pasquale De Sena. Quindi il pericolo è quello che, non avendo noi una solida docenza strutturata a livello nazionale, rischiamo di bandire contratti per altri settori. Quindi io direi che prima dobbiamo strutturare la docenza, cioè avere dei docenti in ruolo di diritto internazionale privato e poi pensare a autonomizzarci, perché se ci autonomizzassimo adesso sarebbe la morte del diritto internazionale privato, non avremmo più un futuro, secondo me. Siamo così pochi, lo diciamo sempre anche al gruppo di interesse della SIDI, e qui ci sono alcuni componenti, lo sappiamo benissimo, siamo così pochi che finiremo veramente per andare nell'estinzione, saremo veramente una specie in via di estinzione. E a Scienze Politiche, ringrazio Laura Pineschi per quello che ha detto, c'è una fortissima tensione per i politologi, perché si sono accorti che le loro materie non servono ai concorsi della pubblica amministrazione, mentre le materie giuridiche ovviamente sono necessarie. E di fronte a questa domanda di offerta formativa che ci induce a connotare gli ordinamenti con i corsi giuridici, compresi quelli delle nostre materie, loro ovviamente sono in agitazione. Quindi dobbiamo difenderci da un lato nell'aula di scienze politiche perché c'è questo avanzamento di pretese, difenderci a giurisprudenza, andare ad autonomizzare il diritto internazionale privato adesso, secondo me, è un pericolo. Grazie.
Grazie a te Sara, adesso Marina Castellaneta, ti do volentieri la parola, abbiamo lavorato insieme tanti anni su questi temi nel Consiglio Direttivo della SIDI e tu hai una competenza molto specifica. Dopo abbiamo Francesco Costamagna. Vai Marina. Grazie, grazie mille Dado. E, scusate, forse non so se dico una cosa che è stata già detta perché ho perso per un breve tempo la conversazione, ma quello che mi chiedevo, cioè da quel che ho capito, sia che ci siano i tagli proporzionali, sia che ci siano i tagli lineari, mi pare di capire che né diritto internazionale né diritto dell'Unione Europea sono messi particolarmente bene, soprattutto per quanto riguarda diciamo giurisprudenza. E allora mi chiedevo se invece di comunque certamente seguire certamente la CASAG, ma anche un po' proiettarsi verso l'esterno, non possa essere utile, perché appunto, dato come ricordavi, il lavoro che abbiamo fatto anche quando c'era la questione delle specializzazioni forensi è stata proprio quella di interloquire con la presidenza del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, col Consiglio Nazionale del Notariato e della Magistratura, perché insomma mi sembrerebbe che dal punto di vista interno alla CASAG, proprio perché ci sono privatisti, comparatisti che comunque hanno la come posso dire, la percezione di essere loro stessi esperti di diritto internazionale, di diritto dell'Unione, quindi da questo presupposto mi pare impossibile proprio scardinarli, non sia opportuno invece interloquire un po' di più con l'esterno, incluse anche la Confindustria e altre organizzazioni aziendali che richiedono internazionalisti, internazional privatisti e unionisti. Ottimo, grazie Marina, grazie. Francesco. Scusate, grazie Dado, grazie agli organizzatori di questo incontro perché mi pare molto utile. Io ho solo una proposta molto operativa che va, si inserisce nel solco del lavoro fatto da Pasquale Andrea e poi della proposta di Francesco, cioè quello di arrivare con dei dati. Perché le nostre sensazioni qua dentro sono molto consolidate, appena si esce all'esterno si scontrano con le sensazioni di altri. E mi pare molto utile questo lavoro congiunto con l'AIS2, proprio anche nella logica di quello che diceva Edoardo, sono stato anch'io membro del Consiglio Direttivo della SIDI e ricordo appunto che la divisione delle altre materie era un po' stigmatizzata. In questo senso, operativamente, credo sarebbe utile poter pensare a una borsa, o addirittura un assegno, ma forse una borsa di ricerca più semplice da attribuire a qualcuno che si occupi di analisi dei dati, perché questo evidentemente richiede delle competenze specifiche. Si potrebbe elaborare congiuntamente SIDI e AIS2 una sorta di capitolato, cioè chiedere a questa persona che cosa si vuole sapere, che cosa si vuole conoscere, e chiedere appunto a uno statistico piuttosto che a qualche altra professionalità che si occupi di analisi dei dati, di farci avere un risultato che evidentemente potrebbe essere anche dal punto di vista scientifico più solido rispetto a quello che potrebbe fare un giurista con gli strumenti di cui noi disponiamo. Questo potrebbe essere un'attività molto specifica, molto concreta, da attivare appunto congiuntamente tra le due società, così che il quadro sia completo, come appunto evocava giustamente Pasquale prima, e forse poter arginare quelle che possiamo tranquillamente definire delle derive che appunto stanno avvenendo sia dentro la casa che più ancora dentro la conferenza dei direttori, dove appunto quelle materie a cui faceva riferimento Pasquale tradizionalmente dominano incontrastate, purtroppo. Grazie. Grazie a te Francesco anche per questa proposta molto concreta che io personalmente sposerei subito. La rilanciamo al futuro Consiglio Direttivo della SIDI. Bene. Scusami Edoardo, scusami. Sì. Prego, non riesco, non ho la funzione intervento, ma mi vorrei accodare prego, anch'io. Prego, accodati. No, ma non voglio passare davanti ad altri che si sono già prenotati. No, penso che dopo Francesco, forse ho visto apparire una manina di Francesco Munari, ma forse era già passata. No, era solo un applauso alla proposta. Ah, ecco, un applauso della proposta di Francesco. Benissimo, sì, penso che molti di noi siano d'accordo su questa proposta. Pietro, ti prego, vai. Sì, allora, grazie. Innanzitutto posso confermare che mi farò senz'altro portatore di questa
esigenza di coordinamento e soprattutto con la SIDI e di ricerca di dati concreti all'interno del consiglio direttivo di AIS2, credo che saranno tutti che tutti condivideranno questa esigenza di rilevazione. Il secondo punto è relativo al diritto internazionale privato. Anch'io vedo all'autonomia di questo settore del diritto internazionale, anch'io vedo molto rischiosa una eccessiva autonomizzazione del diritto internazionale privato. Quindi quali soluzioni? Io credo che forse ci possiamo riflettere su un dato che è emerso in relazione alle nostre esperienze comuni del passato, no? E cioè la specializzazione di un candidato in uno dei settori del diritto internazionale, come era, insomma, fino a quando abbiamo fatto carriera noi, era penalizzante nel concorso. Cioè, se ci si presentava con due monografie di diritto internazionale privato, due monografie di diritto internazionale pubblico, questo era visto in maniera negativa in sede concorsuale. Forse questa tendenza, questo approccio, mi pare non scritto, no? Ma insomma comune, dovrebbe essere rivisto. Credo che dovremmo essere consapevoli che una specializzazione è oggi assolutamente necessaria, in particolare nel confronto con gli studiosi europei. Hai ragione, David, nel dire che poi ci confrontiamo con studiosi che hanno alle spalle 30-40 anni di attività scientifica, ed evidentemente chi è costretto a combattere su più fronti, il diritto internazionale pubblico, l'articolo in diritto dell'Unione Europea o la monografia in diritto internazionale privato, evidentemente per forza di cause non è competitivo. Forse potremmo cominciare a dirci che la specializzazione non è un male e si può e può essere valorizzata anche in sede concorsuale. Grazie. Grazie Pietro. Io penso che la riflessione è durata più di 2 ore e penso che 2 ore siano già un termine abbastanza ampio per questo tipo di esercizio. Se siete d'accordo, quindi avvierei il nostro incontro alla chiusura, tenuto conto che all'inizio, in apertura, è stato precisato che questa iniziativa del Consiglio Direttivo della SIDI è un primo passo sul cammino della riflessione. Non intendiamo, penso se interpreto bene l'intendimento del Consiglio Direttivo della SIDI, non intendiamo esaurire la discussione e la riflessione con gli scambi che sono avvenuti questa mattina. Penso che appunto il Consiglio Direttivo, il lascito del Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo che verrà insediato dopo l'Assemblea, sia proprio quello di avere lanciato la palla e di diciamo proporre all'attenzione del nuovo consiglio direttivo come elemento, come aspetto assolutamente prioritario per la futura azione appunto della SIDI, questo tema del ruolo del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea nella formazione. È una preoccupazione che abbiamo da molti anni. Personalmente sono molto grato al Consiglio Direttivo che se ne è fatto carico in questo periodo, negli ultimi tempi, assumendo un ruolo molto attivo nelle sedi istituzionali preposte alla conduzione di quelli che poi sostanzialmente sono dei negoziati. È inutile che ce lo nascondiamo, è stato sottolineato, ciascun settore scientifico disciplinare portatore di una visione, diciamo, di carattere generale, ma è anche molto caratterizzata dalla forte presenza del particolare. Di questo siamo consapevoli. Noi stessi siamo non solo innamorati della nostra materia, delle nostre materie, ma siamo anche
profondamente consapevoli della loro importanza, dell'importanza di queste nostre materie nella formazione del prodotto delle università italiane di questi anni, sia un laureato nell'area giuridica, sia un laureato nell'area delle scienze politiche. Quindi di questo credo siamo tutti consapevoli e condividiamo questa preoccupazione. Quindi non so se io darei la parola in chiusura, se vuole intervenire Fausto Pocar come presidente di questa, come presidente della SIDI e come presidente di questa, sessione di lavori, o se Pasquale come segretario generale vuole intervenire in chiusura. Lascerei quindi alla istanza istituzionale il piacere e l'onore di chiudere. Sì, non vedo Fausto e quindi forse si è allontanato un attimo. Io personalmente vorrei ringraziare ancora tutti i presenti, perché discutere e sentir discutere di questi temi non è impresa da poco, diciamo, insomma, non è proprio la cosa più stimolante che possa accadere, me ne rendo conto, e ciò nonostante molti sono rimasti, almeno mi sembra, fino ad ora. Io volevo semplicemente fare un ultimo appello. Noi non abbiamo molto tempo per procedere nel senso di questa rilevazione, quindi dovremmo muoverci rapidamente, perché i tempi, viceversa, i tempi di questa ennesima riforma sembrano essere abbastanza rapidi. Cioè, se non sarà a luglio, come credo che non sia, la CASAG ha, diciamo, espressamente inviato un messaggio alcun nel senso di non procedere prima che vi sia una rappresentanza giuridica, nella quale speriamo ci siano sensibilità tali da portare le nostre istanze avanti. Ma se tutto va bene, in settembre, in autunno, le cose procederanno. Allora io mi permetto di chiedere all'amico e collega Pietro Manzini di voler interessare proprio il più rapidamente che può il consiglio direttivo dell'AIS2, in modo da procedere a cercare di creare questa base di dati, perché se la base di dati si crea, noi la portiamo già alla prossima, se non alla prossima riunione della casa, che insomma comunque prima di settembre noi avremo fatto un lavoro eccellente, o perlomeno avremo fatto tutto quello che potiamo fare, diciamo, per sicuramente un lavoro, diciamo, peculiare, che non mi è sembrato essere oggi fatto, a parte alcune petizioni, ripeto, di interesse più che di principio. Quindi darei a te l'onere di concludere, ringraziandoti moltissimo a nome di tutti noi, ma tu sei considerato, diciamo, per quanto esterno al consiglio direttivo, una presenza, diciamo, sempre intranea alla SIDI ed amichevole. Grazie, tu sai bene, i colleghi sanno bene che la SIDI è sempre il mio cuore. Ho passato degli anni bellissimi con colleghi e amici che mi porto nel cuore. Bene, grazie davvero a tutti, grazie al Consiglio Direttivo uscente. Alcuni membri del Consiglio Direttivo uscente sono peraltro candidati in assemblea domani per il nuovo Consiglio Direttivo, quindi c'è una, come tradizione nella SIDI, si profila una continuità, anche almeno parziale, di presenza e rappresentanza. Grazie davvero a tutti per l'impegno, grazie a tutti coloro i quali hanno inteso partecipare, sia con interventi, sia ascoltando e quindi facendosi anche portatori in altre sedi, ciascuno nella propria sede universitaria, di queste istanze, di queste aspettative dei nostri settori scientifico-disciplinari, delle nostre materie che amiamo molto. Quindi grazie a tutti, a domani all'assemblea, e auguri affettuosi di una buona estate, che credo che mesi di forzata chiusura o limitazione delle nostre possibilità di movimento e di frequentazione ci siamo meritati di godere. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.